Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi vedremo un pezzo della live su Europa Universalis 4, in particolare quella con Uesugi nel tentativo di raggiungere l'achievement Stardust Crusader. Con l'occasione vi ricordo che viene trasmessa in live tutti i lunedì, in teoria alle 21.30, salvo impegni particolari, ma terrò aggiornato il canale Telegram e Discord e Instagram, quindi qualora vogliate essere aggiornati e partecipare alle live, iscrivetevi su Discord, Telegram o Instagram, così che almeno siete aggiornati su quando effettivamente ci sarà la partita. In ogni caso, qua metteremo a pezzi la live, ovviamente con un po' di ritardo, quindi supportate il canale con iscrizioni e mi piace per farmi capire che vi interessa il format e per supportare il canale in maniera completamente gratuita. Intanto vi lascio alla intro, buona visione per il video e alla prossima. Eccoci qua, benvenuti. Come state? Come state? Raider, voi che Super Saiyan, buonasera, benvenuto, anzi no, benvenuto, benvenuti, Bombero. Come state? Come state? Tutto bene? Allora, di due libri del Risorgimento non c'erano entrambi, mannaggia. A me hanno regalato per Natale il libro su Waterloo di Napoleone. Abbiamo visto il film fa abbastanza schifo. Come voi sono uno, mi ha detto di darvi del voi e quindi io vi do del voi, mica due, siete 18, anzi 997 siete. Allora, tanto buonasera, benvenuti tutti, Bombero, Ricky, mamma, come state? Giosema, Sinix, Sinix, sì, direi, di Sinix, benvenuto. E cosa hai fatto per evolverti, Bombero? È vero, cosa hai combinato? Intanto noi ricominciamo qua, clicchiamo, riprendiamo. Hai semplicemente guardato il gabinetto, vabbè, allora ci sta. Ci sta, spero che si senta bene come non sempre, ma vabbè. Per ora internet regge, quindi vediamo. Giosema, a parte che non l'ha presa per la lunghezza, poi con EU4 tengo sempre la base del gioco. Mi sono ricordato che richiede sforzo? Abbastanza. Abbastanza. Allora, vediamo, facciamo il punto. Siamo in un'età d'oro attualmente, iniziata, me lo dice quando, fino al 1696... Quindi l'abbiamo iniziata giusto da 13 anni, ne abbiamo ancora 37. Appena torno lì cerco di prendere il super economico. Ok. Ok, sì, va bene, dai, tranquillo. Anch'io io ho compreso più o meno quello che hai scritto, però il concetto l'ho capito, tranquillo. Sì, per qua tengo la musica alla base del gioco. Vincere guerre di religione, non la facciamo, 5 culture promosse, potremmo anche farlo, anche se onestamente mi pesa un po', quindi per ora non lo facciamo, oltre a non avere i punti. Qua possiamo legittimare qualcosa? Sì, ma non con sovraestensione, quindi non mi interessa. E basta, abbiamo i coloni, ma non abbiamo terre da colonizzare neanche qua a nord, vero? No, non c'è niente qui. Non c'è niente da colonizzare attualmente. Questo è del Portogallo. C'è qualcosina qui forse, ma intanto qua non ci posso arrivare. Bene, impresa difficile, stadio normale, vero? Allora, abbiamo ancora due prestiti della banca, questi punteremo a rimborsarli, forse possiamo già, Sì, possiamo già, così almeno rimaniamo senza prestiti, siamo a posto. Assolutismo, 92 su 100, ok, in pochi anni intanto ci sale. E possiamo già fare sia il manpower triplo che probabilmente anche... No, non è vero, questo nel 67, però i punti li abbiamo già. Però nel 67, primo gennaio 67, possiamo ancora andare a migliorare l'Army Tradition e fare sviluppo gratis, dove abbiamo almeno 50 di esercito. Qua dobbiamo avere un magazzino commerciale e una borsa valori, mi sembra la stessi già facendo, infatti, perfetto. E attualmente a cosa dobbiamo fare? Beh, a parte sistemare questi due ribellini del cavolo, abbassare un po', vabbè, anche se guerra scende da sola, capacità di gestione per ora a posto, quindi sistemiamo un po' sti ribelli, qua cavolo 31.000. E poi ci lanciamo in qualche altra guerra. Qua per esempio possiamo prendere... questo non è male. Giusto per abbassare corruzione, inflazione. Inflazione come siamo messi? 3,04, ma sai che io me lo compro.
lo compriamo ugualmente, tanto chi se ne frega. E qui non ce n'è terre inesplorate, no, nemmeno qua, va bene. E a sto punto ci spingeremo ancora qui, ovviamente. La guerra delle 100 mandorle, esatto. Tipo, questo non ha tregue. Tributario Ayutthaya, quindi dovremo rientrare di nuovo in guerra con Ayutthaya. Bello, bello, con scritto Balordo, mi piace tantissimo. Ciao Gersus. Potremmo entrarci in guerra più avanti, oppure entrare, no, Sunda abbiamo tregua sicuro, fino al 70. Rimani lui che sei a casa di me, va bene, salutali. Ayutthaya, e questa Ayutthaya quasi quasi, dichiariamo all'Ayutthaya una guerra santa, ci facciamo il manpower triplo, così recuperiamo un po' di manpower. Mettiamo magari co-belligerante Pagaryurung, o come cavolo si chiama, anche se in realtà comunque Ayutthaya ne abbiamo di terre da prendere, però. O dichiariamo a lui e mettiamo come belligerante, no, però così ci costa un pacco. No, vabbè, per ora questo Pagaryurung lo lasceremo un attimo in pace, anche se ha dell'oro, ma andremo a prendere tutto Ayutthaya. Tutto Ayutthaya, così finiamo la Malacca, prendiamo un po' di Molucche. E anche qui Malacca, tregua che scade, no, che è già scaduta. Bengal e Giambi. E anche Malacca è un tributario Ayutthaya. Con tutti i tributari Ayutthaya. Ragazzi, ma se dicessi che Europa Universalis è uguale a Jeff Empires, no, ma proprio niente. Ciao Valerio, benvenuto, come stai? No, uguale a Jeff Empires, no, assolutamente no. Sono proprio due giochi diversi. Ma a proposito, la cosa più importante, Ming, annessione gennaio 64, 5 anni. 5 anni e i bonus li abbiamo già presi tutti? Hai visto la copertina? Vabbè, ma dalla copertina potrebbe anche essere. Ma il resto non c'entra proprio una fava. Allora, in realtà qui avremo almeno 5 al costo di annessione, che però non ho ancora messo e non so se voglio mettere, fammelo rivedere. Fammelo rivedere, dov'è? Dove cavolo è? No? Scusa. Non era nei bush e magari clero? Ma mi sembrava di no. No, infatti non è clero. Ma guardavo clero, sono un coglione io. È giustamente qui. Allora. Qua non la vedo comunque. Burgers? Niente, allora un'accettazione memetica. Ah, scusa. Non. Allora non l'ho seguita, chiedo scusa. Qui ci sono i prestiti. No, non è. Non lo trovo. Non lo trovo assolutamente. Vabbè, poco male. Poco male. E intanto non so neanche se l'avrei fatto, perché più 15 comunque. Alla voglia di ribellione, Liberty Desire non mi va granché. Ah, eccolo qua, eccolo qua. Costa annessione meno 5, meno 10 all'assolutismo, più 15 aspirazione alla libertà dell'indipendenza. Però mi piace il meno 3 che non ci prendiamo. Potrei pagare di più questi, fammi vedere. Liberty Desire, come siamo messi? 36, quindi in questo caso sarebbe un piccolo problema. Sempre a 200, no, non mi va molto. Non mi va molto perché ho timore che poi superi i 50 e si fermino i Ming. Ce l'abbiamo il matrimonio? Ce l'abbiamo il matrimonio? No, no, allora non lo prendiamo. Paghiamo il 5% in più, non è un problema. E andiamo avanti. Allora, beh, cena. Come già sapete, qui in Spagna si cena più tardi. Va bene, grazie mille, Josema. Buona cena, buon appetito e alla prossima. E io direi di sì, partiamo a sto punto guerra Ayutthaya diretta, senza attaccare i suoi stupidelli, così almeno prendiamo tutta Ayutthaya e poi vediamo se loro si liberano, se no poi la riattaccheremo di nuovo. Magari iniziamo a prendere anche qualcosa qua nel nodo Siam, perché Siam comunque gira verso Malacca, quindi schifo non fa e gira anche tanto. Meglio, tanto dall'altra parte, quindi prendere una buona percentuale qui vuol dire girare bene di là. Qui per ora compagnie commerciali no, ma veramente, Malacca e Molucche non ce l'abbiamo. Filippine sì, sicuramente, fammi vedere le compagnie.
Allora, no, il mercante non ci arriva da nessuna parte. Né Malacche, né Molucche, né Filippine. Attualmente abbiamo qualcosa di buono? Qua mi sa che mi si deve aggiornare perché meno 01 a tutti, sì, facciamo un passaggio del mese così vediamo se si aggiorna. Ah, ecco, si è già aggiornato, perfetto. Qua abbiamo un 39,9, 42, 26, 4, 20, 4, 41. Dobbiamo migliorare qui, eh. Cioè non ne abbiamo neanche uno, alcuni per poco. Dobbiamo spingere. Cosa sono questi? Non me lo dice. Sì, Filippine per esempio abbiamo il 42,2 in effetti. Quindi ci siamo bene o male a tiro, però dobbiamo prendere ancora qualche terra. Qui ce l'abbiamo tutte le terre. Dobbiamo migliorare il controllo. Chi è che ci ruba il potere commerciale qua? Sunda, Ayutthaya, sì, Portogallo, sì, qua se riusciamo a portarli via tutto, meglio. Meglio. Poi questo invece. Che nodo è? La Micronesia? Il Midway? No. Triangolo polinesiano qua, eh. Già qua per esempio non sarebbe male anche qua provare a prendersi qualcosa. Vabbè. Questa l'abbiamo messa in compagnia commerciale, sì, va bene, dai. Riprendiamo, riprendiamo. Allora, sì, sicuramente la prima guerra che dichiariamo è questa. Assolutamente ad Ayutthaya qui. Così recuperiamo anche tutto. Però mettiamo bene le truppe. Ne abbiamo qui 50 e vanno bene. Li portiamo di qui. Sì, ci passiamo di qua. Ne abbiamo 50 qui che liberano qua e poi vanno a assediare questa zona. E poi invece per la zona continentale. Stai fotografando dei libri visto che domani vai a Torino. Ah, ma cosa fai a fare di bello a Torino domani? Mi potrei dire farti i cazzi tuoi, giustamente, però nel caso invece ti andasse di dirlo, vediamo. Ok, portiamo su queste truppe. Qua poi a breve annettiamo anche tutta questa zona e qua anche avremo un po' di buona percentuale. Visiti, speri, Museo del Risorgimento. Bene, interessante. Interessante. Allora, qui abbiamo finito la Reconquest. E poi dovremo darci dentro un po' per UE. Ma vabbè, qua abbiamo anche il Conquer China. Eccolo qua. Che dà 75% espansione aggressiva, 100 prestigio, 75 costo. È più o meno simile al nostro Guerra Santa, costano meno. Per tutte le province non è male. Non è male. Quindi poi. Qua abbiamo 13.000, li dovrai portare da qualche altra parte. Fotografato tre libri, ti fai la saga di narrazione delle tre guerre di indipendenza. Bello. Molto, molto bello, bravo. Vediamo, questi vanno qui. Ecco, questi 50 per esempio li utilizzeremo. Trasporto automatico per forza. Allora a sto punto sbarca qua. E poi. Vediamo. Via di qua. Poi vediamo, 50 altri li possiamo portare via? No. A me mancano delle truppe, scusami. Allora, una è qui. Ah, una è qui, ok. E anche questa la dobbiamo portare via. Una è qua sotto e va bene. Una è qui e va bene. Poi questa qui va bene. Perfetto, ok, le abbiamo tutte allora. Mi mancava questa qua in Giappone. Quindi sbarcata questa, spostiamo anche l'ultima. Tanto mi leggo l'analisi della politica di Bismarck, ok. Per me stai parlando arabo, perché non sono assolutamente ferrato. Appena mi sbarchi, qua intanto dicembre 63, quindi 3 anni. Penso che non la finiamo la guerra, ma va bene, non mi interessa. Perdiamo professionalismo o tradizione militare? No, tradizione militare perché tanto la recuperiamo poi con. Il potere del Giappone. Allora, vediamo se riusciamo a portare a livello 3 questo. Quanto costa? 4.650. E non li abbiamo. Molto semplicemente, ridendo e scherzando, il mio primo reel su Vox ha fatto. Beh, è buono. Beh, mica buttali via.
Non li butti mica via. Ok. Qui invece come siamo? Ah, quello lo dobbiamo fare, va bene. 93 su 100, quindi qua non è necessario alzarlo. Uno di riserve militari a Lechagos, 2 per 60 ducati, 2 di riserve, chiaro. Buono, ma buonissimo, scusa. Sto Shogun? Da dove cavolo esce? 636, però 60 anni, cavolo, che sfiga. È un ottimo Shogun, ma ha già una certa. 636 molto molto buono. Matrimonio reale Ming, certo, chiaro, domande. Moglie 221, lasciamo perdere. E andiamo a fare anche matrimonio reale con, abbiamo detto, Francia. Non ce lo dà. Continua a migliorare. Interessantissima, cos'è Vox? È la sua pagina Instagram? Di storia principalmente, divulgazione storica. Metti pure il link, Ricky, così almeno anche loro sono interessati, possono seguirti volentieri. Se fosse una piattaforma, te ignota, non ancora, magari lo sarà, però per ora no. Ok, allora, qui manca un generale, comandante, mettiamolo subito, via. E aiutaglia. Era guerra. Guerra santa. Mong Mao, che cacchio è? Questo? Salvo che abbia dei reconquest succosi. No, non me ne frega niente. Allora niente. Mong Mao non co-belligerante. Guerra santa. Non abbiamo diplomatico. 9 giorni. Perfetto, provincia legittima. Conferma la guerra. E prima cosa da fare? Facciamo partire triplo manpower, tanto qua ne abbiamo ancora, guadagniamo 0,75 al mese, siamo già a 50, e ora, ora prendiamo 10.000 al mese, abbiamo 837.000 di manpower, ora sì che si ragiona. Allora, fammi vedere dove abbiamo accesso militare, qui no, qui nemmeno, aspettiamo giusto un pochettino se lo passano tra di loro. Che se lo passano tra di loro poi lo ci possiamo passare anche noi. Qui non ce lo danno, maledetti. Allora, possiamo convertire, facciamolo, ternate. E qui sovrastensione non ancora, invece. Allora, intanto andiamoci dentro di qua. A sto punto iniziamo a bastonare qua sopra. E qui iniziamo a passare. Vediamo se riusciamo a anticipare questi. Peccato, niente controriforma. Riusciamo comunque a convertire anche senza controriforma? 5, 3? 10, 2? Assolutamente sì. Anzi, 10, 2 velocissimo. Tech? No. Tech in realtà mancherebbe solo un anno, ma dobbiamo fare l'istituzione che costa un botto. Continua a non farci passare, sti maledetti, eh. Dobbiamo sbarcare per forza. Vediamo un po', navi aiutaia poche, va bene, quindi in caso si passa senza problemi. Oh, niente, niente, va bene. Barchiamo. 50 qui. E 50 anche dall'altra parte appena sbarcano. E poi punteremo a fare un po' di soldini. Dove sono questi ribelli? Sulu. Fammi vedere. Sulu, per esempio. Sulu. Ah, qua, ma me li sono completamente dimenticati. A sto punto, appena sbarcano, 13 via Sulu. A liberare quella provincia. Tanto è territorio nostro, quindi ci metti un secondo a sbarcare. Perfetto. E qui a Sulu a liberare la provincia dal gioco ribelle. Questi vengono su. Andiamo su. Sì, fanno provincia. Sulu sì. Sulu sì, rompe anche le scatole. Ok, via. Se fossero le classiche isolette, come vedono, ma non serve a niente. No, no, sono una provincia a parte. Vedi, con queste tre, ma anche
Per esempio qua c'è Fukushima, Tsushima, scusa. Tsushima è un'isoletta a parte sua, fa provincia anche quella. Però il peggio è le Hawaii, che sono delle isolette piccolissime come quelle, e non solo fanno provincia, ma fanno anche tutto un centro del trade intero. Ok, qua abbiamo occupato, ma finché non portiamo via il forte non serve a niente. E 13. Ok, perfetto, caricate. Vorresti iniziare con la web per il me. Ma secondo me l'idea è interessante. C'è anche un achievement, se non ricordo male. C'è anche un achievement che secondo me è anche bello tostino poi da fare. Ok. Vediamo di sbarcare anche questi 50, perché qui passare non passano ugualmente. Allora, a sto punto, sbarcami di qua. E intanto andiamo a prendere le altre. Qui chi le ha prese da Ming, bravi. Bravissimi. Tanto abbiamo liberato Sulu, per ora puoi restare lì. Oggi ho fatto una piccola partita di Aztechi, navighi nell'ora, ma poi è un casino perché finisce. Se è vero. Ciao Sid, buonasera, come stai? Gran Bretagna, richiama. Francia invece migliora ancora un po'. Migliora ancora un po', che poi qui dobbiamo cercare di finirla molto velocemente, sta guerra, e poi ci iniziamo a spingere verso l'Europa. Qui come va? Meno 0,12 va bene. Meno 0,12 va benissimo. Ok, allora questi tira dritto verso l'assedio. 0, non è che ce n'è uno migliore lui. Questi 13 dove li portiamo? Boh, ma per ora li lascerei qua. Non riesci a sentire? Lascio l'urchino, va bene, grazie mille. Sì, è vero, l'ha detto Gersus che siete occupati, grazie per comunque la presenza. Ci spostiamo qua. Dare una mano all'assedio. Tanto questi invece vanno a prendersi questo assedio qua a Barus. Così poi ci prendiamo tutta questa zona. Se riusciamo anche questa. E poi iniziamo a spingerci in Siam. Che queste navi sono grossine, noi siamo sì, tutta 100, va bene, perfetto. Andiamo a prendere aiutaia intanto, poi gli spacchiamo qualche nave. Ne abbiamo 134, spero di non perderne nemmeno una. Una l'abbiamo persa. Una galea, ma li abbiamo buttato giù. Due navi commerciali, 11 galee loro, quindi ne è valsa la pena comunque. Ora qua, meno 35, questo assedio sarà lunghino. Però il 4 di assedio l'abbiamo perso e non ce l'abbiamo più. Ora potremmo anche fare la tech, ma 3500 non le abbiamo ancora. Beh dai. 514, peccato che c'è già morto il 636, però ce ne faremo una ragione. 514, troppo male non è. Ci va anche abbastanza bene. Aumento globale ai coloni, peccato. Completamente inutile perché colonie non ce ne sono più. Non se ne possono più fare. Non ci sono più terre. Iniziamo a dividerci e a spingere qua. Agosto 62, quindi tra meno di un anno, anzi tra 6 mesi, possiamo nazionalizzare anche l'ultima provincia. E poi potenzieremo anche il castello. Merda, uno di stabilità. Ciao, tanti saluti. Andiamo a recuperarla quando avremo 100 punti. Quanti ne prendiamo ora? 4,81, veramente pochi. Veramente pochi. Ma perché il Papa ci vuole così male? Perché il Papa ci vuole così male? Fammi vedere. Cosa vuoi da noi, Papa? Scusa. 75, ci abbiamo anche delle relazioni decenti. Continuiamo a migliorare le relazioni, allora. Alleanza non si può fare. Migliorare le relazioni. Allora, qua è meno 28, ma ora arriva a dare una mano, passiamo a meno 7. Dov'è il forte? Sì, è qui. No, se è meno 28 era già con l'aiuto, ok. 35%, qua siamo abbastanza vicini. Meno 1 di innovazione, malcontento più 2, ci prendiamo il malcontento. 3.500, ancora. Non abbiamo aggiunto altro sviluppo con l'istituzione.
Poi semmai inizieremo anche a spingere un po' sugli investimenti nelle compagnie commerciali, così da migliorare il trade power e lì provare a prendere qualche mercantino in più. Che per ora non ci serve, ma secondo me da dopo questa guerra potrebbe già servirci. Perché potremmo spingere un po' qua nel Siam e qua ci servirebbe poi. Va bene. Qui come va? 0%, dai. Qua me lo sono completamente dimenticato, vieni. Ci ha lasciato un comandante proprio questo. Facciamone un altro. Bello. Avanti. Questi 42 io quasi quasi li assalto. Scappano, meglio. Anche se stiamo recuperando 10.000 manpower al mese, quindi va benissimo. Due cosa sono? Missionari? Non abbiamo più niente da convertire? No. Nulla. Ok. Oh, possiamo fare l'istituzione. 3200, eh. Io la faccio perché voglio fare le tech. Assolutamente. Modificatore dei beni più 10 per le manifatture. Possiamo fare le fornaci. Tattiche militari, impatto, fanteria. Quindi abbiamo una missione, qual è? Questa, perché abbiamo portato tutti a 6, abbiamo manifatture. Interessi all'anno, meno 1, potere amministrativo mensile, più 2, così, per 20 anni. Ma sì, perché non va fatto? Mentre qui, industrializzazione, reddito mensile non inferiore a 1000, sviluppo 900 per tutte le province e regione Giappone. Ok, va bene, però tanto ci vorrà del tempo. Qua dobbiamo avere 55% qua in Malacca. Penso che questa potremo farla la prossima. È finita questa guerra, magari. E altre missioni? Cosa ci rimane? Ci rimane questa. Palazzo 3, Musashi e la riforma 10. E questa. No, questa però bisogna fare questa qui. 10 navi pesanti. Ma cosa ci dà? Non mi interessa. No, cioè non penso che mi interessi onestamente. E invece questo sì. Completa. Ah, questa ci manca. Ah sì, dobbiamo fare la guerra con l'85%. Ok, va bene, dai. Mancano proprio poche missioni. Benissimo. Varus è caduto. Prendiamo l'ultima provincia qua sotto. Legittimiamo in Corea. Intanto spostiamoci. Bravo, Herat. Bravo Oirat che intanto parte all'assedio. Guadagniamo 324. Sì, per ora va abbastanza bene. Magari andiamo a fare, ecco, i primi investimenti e compagnie. Con questi, quante guerre hai già fatto? Ah, un botto. Un botto, non saprei dirti il numero. Belle riserve. Potere commerciale, però c'è questo qua migliore. Che però costa di più e non possiamo permettercelo per ora, quindi aspettiamo di avere i soldi, che probabilmente tra un paio di mesi. Incoraggio lo sviluppo, qua lo leviamo, per ora. Perché tanto siamo a posto. 438, ecco sì, lo possiamo già fare. Possiamo già fare, ci ha lasciato un comandante, ora lo andiamo a vedere. Però qui, soprattutto in questa zona, andiamo a farlo. Qui non si può perché. Ah, perché non è una compagnia commerciale, giustamente. Questo qua, mettiamoli insieme. A questo punto addestratevi voi, visto che non state facendo una mazza. Toh, mercante in più, giusto così gratis, eh. Giusto così gratis, mercante, qua lo abbiamo, sì. Sì. Da qua chiaramente sì. 4, 5. 6, 7, no, qua no. Qui lo potremmo mettere, perché perdiamo tanti ducati. Onestamente trasferimento, quello nuovo, vai. Perfetto, tanto qui continuiamo a prendere province nel mentre che va giù questo forte. Costa artiglieria più 20%. Per un po' non faremo nulla. Faremo nulla, intanto passiamo stabilità 3.
Benissimo, il forte è caduto, quindi andiamo a prendere, anzi, andiamo a prendere il forte. Abbiamo fatto il giro, ho cambiato completamente idea. Ok, abbiamo integrato Ming. E adesso con l'integrazione di Ming non è che siamo passati secondi. Sì, siamo passati secondi. Secondi di sviluppo a 500 punti di sviluppo dalla Spagna prima, 100 sopra la Francia. L'ottomano lo stiamo superando solo perché non ha l'istituzione. Però va bene. A proposito, vendiamo l'istituzione. A chi la possiamo vendere? A nessuno. Ottimo. A nessuno perché abbiamo giustamente il meno 3 alla reputazione diplomatica. Convertiamo intanto Nankei, che non so neanche dov'è. Questi? Questi da dove arrivano? Ah, sono quelli dei Ming. Sono quelli dei Ming. Queste sono tutte navi Ming che poi andremo a dividere. Tu senti, visto che qua stanno rompendo le palle, vai a dargli una mano. E adesso questa è tutta zona nostra. Andiamo a vedere solo beni commerciali, dove ci sono beni molto utili tipo l'oro. Ti fanno stato. E poi si sviluppa, mentre dove tipo carta, anche secondo te sarebbe una buona idea fare dirette su Instagram? Secondo me sì. Secondo me sì. Ecco, questo è un bello stato, però non comprende quel pezzo lì, eh. Fammi vedere, questo è uno stato bellissimo perché carta, carta, stoffa. Questo ci dà un bel po' di soldi. Poi qua non vedo niente di particolarmente utile, anche se bisognerebbe vedere se c'è da qualche parte del carbone. Perché tutto quello che non ci interessa poi lo passiamo direttamente come trade. E seta lì mi sa. Sì, qua seta ce n'è un po', sì. Seta non è male, sì. Potremmo farne comunque uno stato qui. Qua ci sono due seta, qua ce n'è una e carta, grano, porcellana. Questo non è male. Questo stato lo facciamo. Questo anche. Sale fa schifo, ma due seta su tre non è male. Seta, grano, grano. Questo lo potremmo anche per rinunciare. Ferro, pesce, pesce. Volevo vedere eventuale carbone. Eventuale carbone. Eccolo qui. Carbone, questo non voglio assolutamente metterlo in compagnia commerciale. Quindi ne facciamo uno stato. Gemme, anche le gemme. Poi sono tutte e due, no, non sono due nello stesso stato. Però gemme, stoffa, stoffa. Questo è uno stato, assolutamente. Gemme, te. Sale, grano, questo fa un po' schifo, però le gemme le teniamo, dai. Le teniamo comunque. Poi, perché intanto nel mentre mi sono persi i confini, qua sopra. Ecco, qui non mi piace, cioè non è che non mi piace, però non c'è nulla di particolarmente importante. Qua invece sì, del carbone. Del carbone. Beh, però questa non è mia. Non ancora, quantomeno. Ok, va bene. E qui? Qua tutto mucche dappertutto. Oro. Oro, questo quindi leva dal controllo di una compagnia commerciale. E poi ne facciamo uno stato, scusami. Sono due province solo. No, sono tre province. Adesso ne facciamo un po' uno stato. Ok. Allora, e a sto punto quindi qua andiamo in commercio e andiamo a inserire tutto in compagnia commerciali, tutto il resto. Abbiamo già selezionato, abbiamo visto quello che ci interessava e il resto lo passiamo lì. Ok. E abbiamo due mercanti in più. Due mercanti in più che piazziamo qua, Siam.
E qua ce l'abbiamo, qua quasi quasi. Poi ci passiamo la capitale commerciale, perché qui ci giriamo tutto. Quello che c'è qui lo giriamo. Quello che c'è qui lo giriamo. Quello che c'è qua a sto punto lo giriamo. E anche da qua lo giriamo. Quindi, senza DLC e compagnie commerciali, no, non mi sembra. Mi sembra che siano parte del DLC comunque. Possiamo convertire. Fammi vedere. 5 e 3. Stiamo convertendo compagnie? No. Molto bene.